Buon pomeriggio a voi. Allora, prima di parlarvi del titolo di questo video, un'informazione, domani sarò a Padova, come ho avuto già modo di essere presente nelle due circostanze precedenti. Questa volta la manifestazione, diciamo, sarà un po' diversa, sarà organizzata in maniera diversa perché ci sarà prima un corteo che parte da Piazza Sartori e arriva a Prato della Valle, un percorso di circa un'ora e qualcosa, e poi lì ci sarà il solito palco e ci saranno gli interventi dei vari relatori. Vi posso dire che sarò presente anch'io, farò anch'io un intervento sul palco di Prato della Valle, farò la solita live, quindi seguitemi e sperando che vada tutto bene. Quindi a Padova domani nel pomeriggio. Adesso gli orari poi è un po' sempre difficile dare un orario preciso perché il corteo dovrebbe partire intorno alle 14:30 e quindi poi gli interventi da Prato della Valle dovrebbero iniziare intorno alle 16. Voi così state attenti e collegatevi nel momento opportuno. E veniamo al titolo di questo video, non senza chiaramente dirvi che stasera ovviamente vi aggiornerò sulla guerra che diventa sempre più cruenta tra ucraini e russi. Una vera e propria escalation che deve far preoccupare tutti noi. Tra l'altro, stanotte c'è stato un attacco ad una centrale nucleare. Per fortuna sembrerebbe non essere successo nulla, ma questo ci fa capire quanto è incredibilmente pericoloso tutto quello che sta succedendo. Però ecco, oggi pomeriggio ci tenevo a fare questo video perché io vi dico la verità. Mi sono davvero un po' stufato di questa disinformazione, di questa palese strumentalizzazione dei fatti. Ora, era già successo 2 o 3 settimane fa che Giletti parlasse della famosa marcia su Roma, se vi ricordate. Il lunedì, non mi ricordo se era il 14 gennaio, febbraio, insomma, una data del genere, doveva esserci questa famosa marcia su Roma, guidata dal duo Franzoni Pappalardo, che fu un autentico flop perché i numeri erano veramente bassissimi, pochissime decine di persone, quindi un autentico flop. E Giletti comunque aveva presentato questi personaggi, Franzoni e Pappalardo, come i capi del movimento Novax. E poi aveva concluso dicendo: vedete, il fatto che ormai siano poche decine di persone dimostra che questo movimento sta scemando, che ormai si sta esaurendo la spinta da parte dei Novax, no Green Pass. Anche perché assolutamente non faranno mai vedere invece le immagini che appunto talvolta arrivano dal Veneto, no? Hanno mai fatto vedere nulla delle manifestazioni di Padova, ma anche di altre città venete, ma anche di altre città del nord Italia e del centro Italia, perché chiaramente altrimenti avrebbero dovuto ammettere che il movimento è molto molto vivo. E giusto ieri sera è la volta del Debbio su Rete 4 che persegue un po' la stessa strategia, fa la stessa strumentalizzazione presentando Nicola Franzoni come il capo dei Novax, cosa che è assolutamente falsa, perché posso dire, posso parlare a nome di tutti i Novax, non esiste un capo, perché non ci può essere un capo, perché giustamente sono dei movimenti spontanei, le organizzazioni, le manifestazioni che si sono svolte, soprattutto i cortei nelle varie città a partire da quest'estate erano spontanei, è chiaro che c'è dietro sempre qualcuno che organizza, ma appunto sono degli organizzatori, non sono i capi dei Novax, non sono i portavoce. Poi
Poi qualcuno ha voluto erigersi a portavoce tipo Zeno o altri, ma nessuno gli ha dato questo titolo o ritiene che lui sia il capo dei Novax. E la stessa cosa riguarda appunto Nicola Franzoni. Tra l'altro, poi sono i numeri a testimoniare che questi personaggi non hanno un seguito all'interno del mondo Novax. Ognuno può avere la propria idea per quanto riguarda Nicola Franzoni, io posso avere la mia, voi potete avere la vostra. Sta di fatto che questi movimenti non debbono avere una guida unica, non devono identificarsi in una persona o in poche persone. Ma io credo che i cittadini di buona volontà devono continuare a andare in strada, nelle piazze, farsi sentire, far sentire la loro voce, perché questa è la cosa più importante. Anche perché, diciamocelo, qui non si rivendica un qualcosa, qui semplicemente si lotta per la propria libertà. Si lotta per la Costituzione che è stata calpestata, si lotta per i diritti dei lavoratori. Quindi questo è quello che vi volevo dire. Spero che siate ovviamente d'accordo con me con questa mia posizione. A questo punto vi saluto, ci vediamo stasera dove ovviamente commenteremo cosa sta succedendo nell'est dell'Europa. Buona giornata.